Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, mentre stiamo andando in onda, ovviamente è sera, ma abbiamo deciso di registrare la puntata un giorno prima, il giovedì. Ovviamente gli impegni dei soggetti istituzionali che abbiamo ci costringono, ci mettono nelle condizioni di dover ovviamente cercare di contemperare le diverse esigenze. Siamo nella casa ormai abituale, solita di Polifemo, il B&B Albergo La Manna di San Vito. Devo dire che, pur essendo, siamo ormai a metà ottobre, però devo dire che al di là dell'acquazzone, ne parleremo, dello tsunami quasi che ha colpito Taranto ieri, esagero ovviamente con questa terminologia, godiamo di un sole, devo dire, non voglio dire primaverile, ma quasi settembrino. È il nostro sud e la nostra Taranto. Da altre parti, Milano e compagnia bella, pioggia, vento e tempeste. Beh, una puntata in cui parleremo, ci confronteremo sul ruolo dell'amministrazione comunale di Taranto, occupandoci della gestione amministrativa, ovviamente, dell'ente civico, ma anche le varie reazioni a quanto sta accadendo a livello nazionale, le varie decisioni del governo e la questione Ilva che è sotto gli occhi di tutti. Andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a partire dalla padrona di casa, Irene La Manna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Irene La Manna, come esponente di categoria, ovviamente parleremo di turismo, parleremo di sviluppo del territorio e quindi ovviamente potrà interloquire con gli ospiti le risposte che il comune deve dare. L'avvocato Francesco Nevoli, buonasera. Consigliere comunale di Taranto, capogruppo del Movimento 5 Stelle. È una new entry, una presenza graditissima, l'avvocato Rocco De Franchi, che è vice sindaco di Taranto, nonché titolare della delega assessorile all'ambiente. Grazie vice sindaco, ci fa piacere avere qui con noi delle figure apicali dell'amministrazione comunale, proprio perché lei ci può dare risposte, possiamo affrontare delle tematiche che l'ente civico porta avanti. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. E allora, partiamo subito da Irene La Manna, una Taranto, così apriamo la discussione sull'Ilva, sulla questione Ilva, un'Ilva che non solo inquina, e inquina maledettamente, c'è poi la questione dei vari decreti, ma ci sono seri rischi per quanto riguarda la situazione occupazionale. Meno male, devo dare atto che il governo, attraverso Calenda in primo luogo e De Vincenti poi, ha preso in mano la situazione, assicurando che ove mai vi fossero degli esuberi, comunque verrebbero ricollocati nell'ambito delle bonifiche, nell'ambito del risanamento ambientale. Però, Irene La Manna, questa situazione di precarietà ovviamente influisce anche sull'economia e il suo settore, come appunto un settore economico, alla fine risente. Beh, Luigi, io come risaputo non sono mai stata una in prima linea contro l'Ilva, unicamente perché ho sempre ammesso che comunque ci troviamo nella terza rivoluzione industriale e che era assolutamente giusto che l'Ilva si adeguasse a quella che era questo nuovo cambiamento della green economy. Indubbiamente questo impasse che si è venuto a creare e che si sta creando ha creato e può creare ulteriori danni all'economia territoriale. Taranto è una città, dal mio punto di vista, secondo il mio settore, fondato proprio sul turismo business, che indubbiamente negli anni avrebbe potuto essere un ottimo trampolino di lancio per il turismo leisure, quindi per le stagionalità e per tantissimi altri settori del turismo stesso, che può essere quello sportivo, culturale, non gastronomico, ma il nostro trampolino è il turismo business, che indubbiamente a causa della situazione attuale potrebbe subire dei contraccolpi.
Ovviamente mi sembra personalmente un po' fuori dal contesto che si è raccontato fino ad ora sentire le lamentele di chi invece oggi ci parla e si preoccupa delle perdite dei posti di lavoro, che sono le stesse che in questi ultimi anni, dal 2012 fino ad oggi, ci ha fondamentalmente creato danno al marketing territoriale, parlando di Taranto come città inquinata, quindi flagellandoci di ogni frustata negativa sul territorio stesso. Pertanto, a mio avviso, coloro i quali che purtroppo dovranno magari andare in altre destinazioni saranno sicuramente felici di non respirare più quest'aria. Quindi io proprio vorrei non sentire gli operai e eventualmente alcune classi sindacali che si lamentano del fatto di perdere la posizione lavorativa su Taranto, perché sono coloro i quali in questi 12 anni ci hanno flagellato il territorio e la risalita turistica che comunque Taranto già stava avendo dal 2005 fino al 2012, prima che accadesse questa, insomma, sciagura sul nostro territorio. E allora, Francesco Nevoli, l'avvocato Francesco Nevoli dei 5 Stelle, consigliere comunale, le chiedo, Nevoli, a questo punto è scoppiato il bubbone, devo dire che ho riscontrato una certa compattezza, voi tra le sigle sindacali, perché tra la triplice, chiamiamola così, e l'USP e altre forze, magari c'erano delle posizioni distanti, però, come dire, si comprende che in certe situazioni emergenziali l'unione fa la forza, e devo dire c'è stata anche una risposta della classe politica, l'amministrazione compatta. Ora però bisognerà vedere se effettivamente quanto garantito dal governo avrà attuazione, avrà riscontro, e soprattutto nel medio e nel lungo periodo. Però la riflessione che io faccio è questa: abbiamo visto ArcelorMittal la fanno da padroni, cioè questo territorio è ancora una volta un territorio di conquista, perché viene colonizzata la città di Taranto, si mette le mani sulla grande industria e poi il problema occupazionale quasi va in secondo piano. Cioè ci sono delle dinamiche ragionieristiche, però alla fine a pagare siamo ancora una volta noi in termini di ambiente. E uno potrebbe dire: facciamoci il segno della croce, non certo io dico così, e teniamoci la piaga, il bubbone ambientale. Però seppure la situazione occupazionale frana, che ci sta a fare l'Ilva? Sì, lei ha toccato, sia pur brevemente, tutte le varie questioni che ruotano intorno alla vicenda Ilva, la questione Ilva, che noi definiamo sempre essere la madre di tutte quante le battaglie. Ha detto correttamente, condivido il suo pensiero, ha detto ArcelorMittal viene qui e la fa da padrone. ArcelorMittal è un soggetto che conosciamo da tanto, conosciamo almeno dal 2012, quando all'indomani dei primi provvedimenti adottati dal Tribunale di Taranto, gli stessi suoi colleghi hanno iniziato un po' a scrutare nei vari ambiti d'Europa in cui si produce l'acciaio, per verificare se c'erano degli altri soggetti che in qualche maniera si erano comportati così come si erano comportati Riva su Taranto. Ed è emerso il nome di ArcelorMittal. Vedi Francia, vedi Bosnia Erzegovina. ArcelorMittal che non ha mai rispettato la normativa in materia ambientale lì dove è andata ad operare. E quindi ArcelorMittal è arrivata in Italia, ha fatto la sua proposta. Il vice sindaco De Franchi sicuramente dirà che lui avrebbe preferito tutt'altra scelta da parte di chi se ne è occupato. E è venuta qui a fare la sua proposta con un curriculum vitae di tutto rispetto in negativo. Bene, quello che sta accadendo in questi giorni era un qualcosa di assolutamente annunciato, per cui se lei mi parla di compattezza dei sindacati, effettivamente si è registrata questa compattezza, però non abbiamo gradito noi del Movimento 5 Stelle gli appelli fatti da alcuni rappresentanti sindacali ad andare a bloccare la città di Taranto, come magari è accaduto. Come extrema ratio, come dire, se passatemi un'espressione dialettale, la,
l'avvocato De Franchi imparerà un po' il dolce. Sì, glielo traduciamo. No, si dice a Taranto c'è non so squash, non so giusta. Quindi sì, dobbiamo però attenzione. Necessariamente... A Bari c'è un'evoluzione di questo detto che recita diciamocelo. Così, dal guasto viene l'aggiusto. Diciamo il dialetto barese. Do guasto viene l'aggiusto, che è molto simile. A io ho studiato a Bari e quindi... qualcosina lo imparare. Cioè, non dimentichiamo che nel 2012, quando è stata nell'estate del 2012, quando è stata bloccata la città, c'è stata gente che doveva andare a fare la chemio e che non ha avuto la possibilità di superare i blocchi. E allora, a memoria di queste esperienze, chi è andato davanti alla fabbrica, e mi riferisco per esempio, al mio collega, al consigliere comunale Massimo Battista, che è operaio ILVA, ha detto non bloccate la città, se volete protestare bloccate la produzione. Cioè, sì, è più logico. È più logico bloccare la produzione piuttosto che bloccare la città e dare disagio a chi? Ai poveri cittadini che subiscono ogni giorno le maledette emissioni inquinanti dell'ILVA. Dicevo prima, quello che sta accadendo ora è sostanzialmente un film, una situazione già preannunciata quest'estate. Perché non abbiamo condiviso l'allarmismo effettuato ora dai sindacati? I sindacati sarebbero potuti attivare già quest'estate, perché questi numeri sono ben noti, erano assolutamente noti quest'estate, lì dove Mittal ha detto guardate che voi non dovete parlare di esuberi, noi vi assumiamo 10.000 unità lavorative, e questo è l'approccio che dovete utilizzare nei nostri confronti. Quindi ancora di più vale quello che lei dice prima quando sostiene che vengono a farla da padroni qui. Quindi Mittal dice noi assumiamo 10.000 unità lavorative, non ne stiamo licenziando 4.000. Anzi, quasi è già troppo che ne prendono 10.000. Benissimo, perfetto. Dobbiamo quindi già si sapeva che i numeri sarebbero stati quelli, già si sapeva, perché l'ha votato il governo PD, che esiste il Jobs Act, che avrebbe determinato quelle conseguenze dannose dal punto di vista reddituale per i lavoratori che sarebbero stati assunti poi da ArcelorMittal. Quindi di esuberi già si parlava quest'estate, così come si sapeva che queste unità lavorative sarebbero rimaste in carico all'amministrazione straordinaria. Fino a quando? In eterno? Assolutamente no. Fino alla conclusione del piano ambientale. Quindi queste sono persone che nel 2023 o nel 2024, adesso non ricordo, dalle varie... Però al più tardi nel 2024 potrebbero trovarsi senza un impiego. Okay. Quindi è un film che sostanzialmente si era già visto quest'estate, ma quest'estate forse faceva caldo e quindi non si voleva stare lì ad evidenziare quali potevano essere le criticità della situazione. ArcelorMittal, e ancora una volta ribadisco il suo concetto, quindi la valora ancora di più quanto sto per dire, ha dimostrato tanta trasparenza nei nostri confronti da non degnarsi di fornirci il piano industriale, che l'avvocato Rocco De Franchi, chiedo scusa, ieri sulle colonne di Quotidiano ha detto tra gli allegati dell'AIA ancora non riusciamo a leggere il piano industriale. Questa è la trasparenza con la quale si è interfacciata con il territorio tarantino e con lo Stato italiano ArcelorMittal. Poi noi diciamo, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto in tutte le salse, che noi non condividevamo il fatto di presentare delle osservazioni all'AIA perché non sarebbero state minimamente prese in considerazione, così come poi è accaduto. Avvocato De Franchi, il comune, l'amministrazione comunale si trova per così dire tra l'incudine e il martello, tra le sacrosante e legittime esigenze della collettività, dei lavoratori in primis, e quanto ci piove da Roma, aggiungendo appunto questi atti di tracotanza e di arroganza di ArcelorMittal. Ma un ente civico in questa situazione cosa può fare e cosa fa? Vi sentite rassicurati da quanto afferma, da quanto ha rimarcato il governo? E in quest'ottica il ruolo della regione? Allora, non so se sto diventando io grillino o se il collega Nevoli, che è guarito diciamo dalla grillite, e si sta potrebbe essere tutte e due. Rispetto a quello che ha detto, trovo molti più punti di contatto che punti di anche perché di la Baldassari sta passando col centro-sinistra, si sta avvicinando. No, non lo so, io faccio l'assessore tecnico all'ambiente, non mi occupo di politica. No, ma dico Pantarei, tutto scorre, tutto diceva. Scorre, sì, la politica è mutevole, ecco. Ed è più veloce anche del pensiero dei giornalisti più intelligenti. Mi ricordo le parole di Mimmo Monfredi, il quale mi diceva, Luigi, la politica opera sul piano dinamico, dinamico. Giusto. Detto questo, è chiaro che non siamo soddisfatti di quello che sta avvenendo. Non siamo soddisfatti come città e di conseguenza come rappresentanti esponenziali in questo momento dal punto di vista istituzionale di un'intera comunità che è stata
schiaffeggiata, vilipesa e umiliata per troppo tempo, sia dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista sanitario e ambientale, e utilizzo queste due parole in quest'ordine volutamente, sanitario ed ambientale, e anche dal punto di vista del lavoro, che non può essere utilizzato come arma di ricatto da nessuno e da nessuno più in questa città. Cosa ci hanno chiesto i sindacati? Il sindaco Melucci è stato invitato e presente ai cancelli per i due giorni di assemblee all'ILVA, accolto con grande attenzione, con grande rispetto da tutte le sigle sindacali, non soltanto da quelli confederali, che hanno rivolto a lui una richiesta di essere prezioso tramite tra le istanze sindacali del lavoro, che sono le istanze di un'intera città, e la controparte al tavolo, che non è soltanto un privato, ma è anche il privato insieme al governo del paese. Quindi un altro pezzo di Stato, singolarmente, io dico contrapposto, e non ho paura di dirlo, al pezzo di Stato che è la declinazione locale dello Stato, cioè l'amministrazione comunale. Ma non è una contrapposizione né ideologica, né politica, né di fatto. È soprattutto in questo momento una contrapposizione di metodo. Bene ha fatto il ministro Calenda, anche se gli amici 5 Stelle hanno dichiarato stamattina di non crederci, a fermare il tavolo dei trattativi a seguito delle profonde interlocuzioni del weekend tra il sindaco Melucci e il gabinetto del ministro. Melucci ha detto, non era tutto scritto, questo te lo posso assicurare, ha annunciato al capo del gabinetto del ministro che lunedì mattina si sarebbe presentato a Via Molise, presso gli uffici del ministro, e sarebbe salito insieme ai sindacati. A quel punto è stata concordata uno stop dell'attività di relazione, e con il ministro che poi ha fatto le dichiarazioni che ha fatto. Io trovo bizzarro il comportamento del governo, perché quella nota che è stata diramata pochi giorni prima la convocazione di lunedì scorso era firmata sia dall'impresa presunta acquirente, chiamiamola così perché non è ancora stata definita la procedura di acquisizione del compendio industriale da parte del nuovo gruppo Mittal più Marcegaglia, su cui poi magari apriamo un'altra parentesi, e i commissari straordinari che sono, lo voglio ricordare, di nomina governativa, quindi tutti e tre i commissari, quindi rappresentanti di fatto dello Stato, immagino che abbiano sentito, mi voglio augurare per loro, il ministro dello sviluppo economico e il governo che li ha nominati prima di sottoscrivere quella cosa. Quindi ritenere che il governo nazionale non fosse informato di quanto stava per avvenire lo trovo sicuramente singolare, e mi fermo qui perché sennò poi scendiamo nella polemica politica, perché in questo momento noi dobbiamo cercare di risolvere i problemi. Da qui a un paio di ore ci sarà, su richiesta dei sindacati, un incontro a Palazzo di Città con i sindacati. Noi ricordiamo che sì, stiamo registrando. Sono le ore 15 e stiamo registrando, quindi sì, potrebbero esserci degli accadimenti, sicuramente delle evoluzioni successive che verranno registrate e poi segnalate dagli organi di informazione, ma da qui a un paio d'ore i sindacati incontreranno il sindaco Melucci e il presidente della regione Emiliano su loro sollecitazione, affinché la regione e il comune, che al tavolo non sono mai stati invitati, siano insieme alle organizzazioni sindacali tutte, quindi non ai confederali, uditi, ascoltati e sentiti ed invitati al futuro tavolo che dovrà essere convocato, mi auguro, di qui a qualche giorno. L'avvertenza lavorativa, l'avvertenza non è soltanto una vicenda di diritto del lavoro, sic et simpliciter, ma tocca la carne ferita, la carne scoperta di un'intera città. E non alludo soltanto ai 4.000 esuberi tra Taranto e Genova, quindi 2.900 a Taranto, perché potrebbero esserci delle garanzie. Io fino a quando non le vedo scritte, cristallizzate in atti, il governo è stato bravissimo ad emanare 12 decreti, mi piacerebbe ci fosse il 13° che dice che questi lavoratori verranno sicuramente reimpiegati alle bonifiche fino alla fine della loro vita lavorativa, fino alla fine, per dare una continuità, una speranza e una stabilità a questi lavoratori. Lo chiederemo. Dovrà essere il sindaco e il presidente della regione a, tra virgolette, incastrare, a mettere con le spalle al muro il governo nel momento in cui ci sono queste affermazioni, cristallizziamole. No? Questo sarà fatto. Quello che mi fa ancora più specie è l'utilizzo dello strumento del nuovo diritto del lavoro, il cosiddetto Job Act, che io da avvocato ritengo particolarmente, anche se l'ha fatto un governo che magari sosteniamo, tutto quello che volete,
che ritengo uno strumento profondamente vessatorio per i cittadini. Quindi io dico che riassumere gli altri 7.000, gli altri 6.000, gli altri 8.000 con di fatto un'interruzione del rapporto lavorativo e quindi anche di tutto il discorso contributivo e previdenziale e riassumerli secondo le nuove regole sicuramente più flessibili e più comode per la parte privata, per la parte datoriale, è una cosa che riteniamo inaccettabile. Sono d'accordo nel merito, faccio una battuta prima di andare in pubblicità, si sente l'aria emiliana, non con riferimento alla regione Emilia-Romagna, ma all'aria del governatore Michele Emiliano. Ed è certo, il PD è un partito ovviamente democratico e quindi è giusto che vi siano varie anime, però poi notiamo che ci sono. Il PD è il Partito Democratico, ma non è un partito democratico. Ah, ecco, è il partito, diciamo nominalmente. Vabbè, ecco, esatto. Comunque. Sì, quello che fa i congressi, non c'ha internet, un po' di codi. Poi entriamo in un clima, guardi che. Però non... dico, c'è una guerra fratricida, una guerra interna tra Emiliano e Renzi, che poi, vabbè, sotto elezioni si ricomporrà per poi scomporsi di nuovo. Ma è il gioco della politica. Certo è che poi noi alla fine ci troviamo, noi città di Taranto, ci troviamo tra l'Incudine e il Martello. Siamo nella amena location del B&B Albergo La Manna, San Vito, Taranto. Che piacere vedere questo clima, ma io ho tante idee, probabilmente non condivisibili, quando io dico che Taranto potrebbe fare tranquillamente a meno dell'Ilva, con un programma ovviamente scadenzato, un discorso a medio-lungo termine, noi potremmo vivere di turismo, di mare, di agricoltura. Madre Natura ci ha dato tutto, siamo stati noi evidentemente a non volerci bene, a non farci rispettare. Vabbè, è una mia chiosa. Irene La Manna, riprendiamo la questione ambientale, la questione Ilva. Ma oltre Ilva poi vorrei anche toccare, lo faremo proprio in questo passaggio, la questione Tempa Rossa, che abbiamo sentito le posizioni del sindaco, il quale ha manifestato una certa apertura anche nell'ottica di un discorso di compensazioni. Al che io mi sono posto la domanda, dico vabbè, ma perché noi dobbiamo essere la pattumiera, ci dobbiamo prendere tutte le varie realtà inquinanti, seppure con una promessa di contentino, di compensazioni, di royalties e quant'altro. Voleva dire qualcos'altro sulla questione Ilva? Ma io sicuramente sono piacevolmente stupita da ciò che ho sentito dai due avvocati qui presenti. Ovviamente argomentazioni che nel decennio precedente non abbiamo mai avuto modo di ascoltare e ad oggi sembrerebbero comunque delle parole rassicuranti non per quello che sta accadendo, ma per come potranno eventualmente gestire questa nuova era Ilva, soprattutto con un pugno di ferro differente. Ricollegandomi invece a quello che hai appena detto, a quello che potrebbe essere il tuo sogno sul Taranto. Una Taranto senza Ilva, una Taranto turistica, sicuramente, però ricordiamoci che prima degli anni 50 Taranto era una città turistica e che purtroppo oggi, esattamente come 50 anni fa, ci ritroviamo nuovamente davanti a un bivio che ci pone davanti alla scelta Ilva sì, Ilva no. Fermo restando che no, secondo me è da escludere, siderurgico, quindi industria e turismo. Quindi abbiamo una seconda opportunità, bisogna indubbiamente saperla scegliere. Tempa Rossa, un'altra argomentazione sensibile per il nostro territorio e ovviamente sta alla nostra amministrazione e, ahimè, politica, gestire in maniera intelligente oggi, dopo 50 anni, questi nuovi avventi industriali. E allora, Nevoli, riprendiamo il discorso, completiamo se c'è qualcos'altro sull'Ilva e andiamo in medias res per quanto riguarda Tempa Rossa. Sì. Io ho evidenziato questo fatto, dico vabbè, ma ci saranno anche queste compensazioni, però se noi andiamo a considerare è l'Ilva, è l'Eni, è la Cement, esattamente, dice, proprio quello è il problema. Cioè, e andiamo a accumulare, ecco, a fare una sommatoria di tante realtà che, seppure
come dire, compensate, seppure controllate, c'è sempre abbiamo sempre una bomba in mano. Allora, Ilva, innanzitutto Ilva, visto che di lì siamo partiti, io non sono per niente tranquillo per quella che è la situazione che vivremo nel futuro prossimo per quanto concerne l'Ilva. Non sono sicuro perché, come avevo detto nel mio precedente intervento, ArcelorMittal non mi dà garanzie di rispetto della normativa ambientale e quindi non so se poi effettivamente si darà da fare per osservare le prescrizioni AIE, che comunque sono le stesse che già conoscevamo, che avrebbe già dovuto osservare chi c'era prima, non lo ha fatto, e adesso sostanzialmente sono state rinnovate e spostate in avanti. Chiedo scusa? E anche chi c'è adesso dovrebbe... Perfetto, benissimo, benissimo. Anche perché l'ultimo decreto, scusami se ti interrompo, prevede che una serie di attività nelle more della consegna del cantiere, chiamiamolo così, consegna dell'impianto al nuovo acquirente, una serie di attività in ottemperanza e piano ambientale devono essere svolte dall'amministrazione straordinaria. Perfetto. Cosa che non vediamo all'orizzonte. Quindi Mittal non mi dà garanzie. Che cosa viene a fare Mittal a Taranto? Lo abbiamo già detto, lo ribadisco, viene ad acquisire un'importantissima quota di mercato. Mittal vuole diventare il produttore indiscusso di acciaio in Europa e anche oltre. Questo è l'intento di Mittal. Dai numeri sugli esuberi abbiamo la conferma a questo. Genova che cosa fa? Genova ha l'aria a freddo, quindi a Genova vanno le lavorazioni, o meglio le lavorazioni di Genova sono conseguenziali a quelle di Taranto. Perché ci sono anche gli esuberi a Genova? Se addirittura Mittal dice che col passare del tempo poi andrà a produrre dei quantitativi sempre più elevati di acciaio, ma compatibilmente alla normativa ambientale. Evidentemente si sa bene che dovrà essere dismessa Taranto e conseguentemente anche Genova. Allora Genova si sta arroccando sull'accordo di programma, i lavoratori di Genova rivendicano sempre l'accordo di programma, si sentono tutelati dall'accordo di programma ed è questo il motivo per il quale noi in campagna elettorale, ma lo facevamo anche prima, proponevamo un accordo di programma per Taranto. L'importante è chiarirsi su quello che deve essere l'oggetto, a che cosa deve mirare questo accordo di programma. Ebbene, deve mirare allo spegnimento progressivo dell'Ilva, quindi alla chiusura progressiva delle fonti Emiliano inquinanti. Ha proposto un'altra linea, la diciamo, decarbonizzazione, che potrebbe essere già un qualcosa di più rassicurante e meno impattante. Ma se l'acciaio non conviene più produrlo in Italia, perché tenere in piedi quel colosso, il colosso siderurgico che costa allo Stato italiano tanti soldi? I lavoratori Ilva sono sulle tasche dei contribuenti, credo dal 2008, prima con la cassa integrazione straordinaria, prima con l'ordinaria, poi con la straordinaria, poi con i contratti di solidarietà, poi credo nuovamente con la straordinaria. Quindi l'Ilva rappresenta un costo per la collettività. Allora tanto vale capire che va progressivamente spento quello stabilimento, che i lavoratori man mano devono essere impiegati nelle bonifiche, così come vuole fare l'amministrazione straordinaria per gli esuberi, attenzione. Quindi sostanzialmente lo Stato italiano ci sta dando ragione, ci ha dato ragione già nel febbraio 2017, quando è entrata in vigore una norma che prevede già lo stanziamento di fondi per le attività di formazione dei lavoratori che devono essere impiegati per le bonifiche, quindi lo sanno tutti che il futuro è nelle bonifiche. Allora noi diciamo accordo di programma per spegnimento progressivo delle fonti inquinanti, bonifiche utilizzando gli stessi lavoratori che sono in forza allo stabilimento e riconversione economica del territorio. Perché, e chiudo su Ilva e passiamo a Tempa Rossa, perché l'accordo di programma? Perché l'accordo di programma consente a tutti i soggetti che devono essere necessariamente interessati al discorso della riconversione economica di sedersi intorno a un tavolo. A Genova hanno partecipato all'accordo di programma il comune, la provincia, la regione, gli industriali, i sindacati, la società che gestisce l'aeroporto. Ebbene, tutti questi soggetti potrebbero magari sedersi intorno a un tavolo a Taranto, con la regia a Taranto, con la regia in capo al sindaco, perché l'accordo di programma lo può promuovere direttamente il sindaco. Questa è l'unica soluzione che può essere, secondo noi, prevista per quanto riguarda la vicenda Ilva. Passiamo a Tempa Rossa.
Taranto paga un dazio eccessivo in termini di salute, in termini di impatto ambientale, ed è questo il motivo per il quale noi ci opponiamo fortemente al progetto Tempa Rossa, che prevede il prolungamento di un pontile, sostanzialmente queste sono le opere poi che devono essere realizzate a Taranto, il prolungamento di un pontile e la realizzazione di due grandi serbatoi. La proposta del vice sindaco è quella di avvalersi di più serbatoi più piccoli per diminuire sostanzialmente l'impatto. Un po' più articolata. E poi ce l'ho in lungo. Noi riteniamo che non vada bene neanche un discorso di compensazioni. Se ci dobbiamo muovere nel segno green, allora non va bene chiedere alla Total di darci dei mezzi a metano. Noi vogliamo eventualmente dei mezzi elettrici. A me risultava che c'erano mezzi elettrici nel parco dell'AMAT, poi non so che fine abbiano fatto, se siano stati poi dismessi, se mai siano stati utilizzati questi mezzi elettrici, perché andare nel segno del green vuol dire avvalersi dell'elettrico. E allora, ragioniamo su intanto, tutto. Ecco, mi perdo, intanto questo discorso, riprendiamo il discorso dell'ILVA con riferimento alla decarbonizzazione, che già rappresenta un qualcosa in più, però chiaramente Nevoli faceva riferimento al discorso del mercato, dell'acciaio. E poi volevamo proprio delle chiarificazioni per quanto riguarda queste compensazioni. Sentivo... Cioè, cosa sarebbero royalties? Si sostanzierebbero? Non è possibile Melucci, chiamarle royalties. Il sindaco Melucci ha parlato di compensazioni. Non è possibile. Il vice sindaco De Franchi. Non è parlato. È una proposta, credo, proprio del vice sindaco, vero? Sì, no, diciamo che è un discorso un po' più ampio. Ora veniamo. Vediamo prima il discorso ILVA. Il discorso ILVA, innanzitutto, non è vero che non c'è più futuro e non c'è più spazio per la produzione dell'acciaio in Europa, perché altrimenti staremmo scherzando. L'Europa è un continente anche fortemente manifatturiero. ILVA non significa soltanto travi e tubi, significa anche scatolame per l'agricoltura. La latta dei pomodori pelati viene prodotta dalle lamiere dell'ILVA in Italia, che siamo il primo produttore in Europa. Quindi diciamo che è anche una industria manifatturiera a servizio dell'agricoltura, che è tanto decantata ovunque, quindi diciamo che ha un suo riflesso non soltanto sulla produzione dell'acciaio o delle automobili, però il settore dominante, però ce ne sono tanti, non sono solo quelli. Ho appreso, voglio dire, non si finisce mai di imparare, che Samsung, che io diciamo limitavo soltanto come impresa grande produttore di tecnologia, invece è il secondo trasportatore logistico di acciaio nel mondo, con una presenza fortissima a Salerno, sta guardando al porto di Taranto, giusto per dirne una. Quindi ci sono tante cose, e significa se anche Samsung guarda all'acciaio e guarda a Taranto, forse c'è qualche cosa che bolle in pentola in positivo da questo punto di vista. Tornando invece al discorso e alla vicenda ambientale, noi siamo fortemente insoddisfatti della risposta governativa, molto reticente soprattutto sulla parte che riguarda la madre di tutte le battaglie, che è il piano industriale. Cioè, il piano ambientale, non dico che deve essere dimensionato sul piano industriale e viceversa, ma sono cose che devono andare di pari passo. Noi stiamo parlando, facendo interviste, facendo tavoli tecnici, facendo confronti, litigando tra di noi su che cosa? Sulla redazione di un piano ambientale che non ci soddisfa, quando non conosciamo le reali intenzioni industriali di questo presunto acquirente. Quindi questa è una cosa un po' particolare. Sulla decarbonizzazione, che sembra una parola magica, che va di moda perché l'ha citata Papa Francesco in qualche intervento, e quindi sembra che tutti noi in maniera, voglio dire, cieca andiamo verso questo mantra. Non è un mantra, ma è una vicenda che scientificamente sta in piedi, non perché lo dicono i frati trappisti e quelli che fanno beneficenza, ma perché quei cattivoni di Goldman Sachs, quindi quelli che governano la finanza mondiale, nel 2016 a settembre hanno tirato fuori un paper di 100 pagine molto interessante, che è disponibile online e che parla della low carbon economy, della decarbonizzazione, analizzando due esempi dal punto di vista industriale ed economico: Cerano e l'Ilva di Taranto. Due esempi pugliesi, che sono il combinato disposto del 30% dell'inquinamento di diossina nel nostro paese. Quindi partono da questo. Lo ha fatto il Times di Londra, che ha organizzato a ottobre dell'anno scorso una 2 giorni di studio sulla low carbon economy e sulla decarbonizzazione, con tutti gli stakeholder mondiali che parlavano di questo. Quindi è qualcosa che sta in piedi, che va avanti. Chiaramente sono tutte vicende progressive. Così come la nostra ambizione massima non è avere una industria dell'acciaio che produce come produceva negli anni 70 o negli anni 80. La nostra
ambizione massima è rendere Taranto il polo delle bonifiche, non soltanto per il lavoro concreto che materialmente si andrà a fare su queste bonifiche, ma per creare, per fare di Taranto un grandissimo polo della ricerca. E questo lo si può fare anche utilizzando gli attori che insistono e la grande presenza industriale che insiste in questa terra, perché l'ENI non è soltanto estrazione petrolifera e raffinazione, è anche Fondazione ENI Enrico Mattei, investimenti in cultura, investimenti in ricerca. Noi vorremmo da queste imprese che a Taranto non portino soltanto la parte produttiva che è a loro un beneficio, che per loro un beneficio economico, ma che portino anche la parte di ricerca, la parte di innovazione intellettuale, di innovazione tecnologica, che può essere un volano per lo sviluppo delle nostre scuole, della nostra università e della nostra città. E veniamo a Tempa Rossa, se siete d'accordo. Il petrolio della Val d'Agri verrà estratto da qui a qualche mese, quindi ci saranno un quantitativo immenso di greggio, circa 50.000 barili al giorno, ma secondo me, che vengo da questo mondo, saranno molti di più, che verranno fuori dal giacimento di Corleto Perticara e che dovranno andare da qualche parte. Quindi, come si viene trasportato il greggio? O tramite gli oleodotti, cioè dei tubi che stanno sottoterra che arrivano da un punto all'altro, oppure tramite le autobotti, non ci sono altre possibilità di trasportarli. Gli autobotti significa per 50.000 barili al giorno circa 400-500 camion tra l'andata e il ritorno, tra la Val d'Agri, tra la Valle del Sauro, la Puglia, la Campania, la Sicilia, non lo so, quindi un impatto, siccome non sono mezzi elettrici, sono mezzi a gasolio, un impatto devastante sull'ambiente, oltre a quello della produzione anche quello del trasporto. Siccome i signori delle multinazionali Total, Shell e Mitsui hanno speso più o meno un miliardo e mezzo per fare questo investimento, e io che sono andato in rappresentanza del Comune di Taranto alla conferenza dei servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho capito chiaramente che il governo autorizzerà quest'opera. L'hanno detto chiaramente, l'hanno messa a verbale e hanno detto al Comune di Taranto: vedi che cosa devi fare. Un'altra volta le decisioni che ci cadono perché tra capo e collo, purtroppo ci vengono catapultate, le subiamo anche perché dal cielo, no? la legge prevede, nonostante il parere negativo della Regione, prevede che in caso di mancata intesa della Regione, perché il Comune non si deve proprio esprimere su questa vicenda, dice la norma nazionale, in caso di mancata intesa della Regione si attiva un procedimento e il Consiglio dei Ministri delibera. Il Consiglio dei Ministri ha detto: questa è prioritaria dal punto di vista nazionale, si fa, punto e basta. ENI, prima che noi arrivassimo, o meglio la compagine, la cosiddetta joint venture, Total, eccetera, eccetera, aveva offerto al Comune di Taranto, assente ai precedenti tavoli, ce l'ha scritto anche il Ministro dello Sviluppo Economico, il Direttore Generale dello Sviluppo Economico l'altro giorno, 3 milioni una tantum, cioè niente, il niente mischiato al nulla. 3 milioni una tantum su quel tipo di investimento, su una durata di un giacimento che dai 50 ai 70 anni, significano nulla. Allora noi abbiamo semplicemente rifiutato il concetto di una tantum, perché 3 milioni, 300 milioni o 30 euro sono sempre troppo pochi o troppi, dipende dai punti di vista. Chiaramente se parli con l'impresa sono troppi, se parli con voglio dire, il buon senso sono troppo pochi. Noi abbiamo detto: dobbiamo fondare un nuovo rapporto tra la comunità e la grande presenza industriale. Io da ambientalista, perché tale mi reputo, io non voglio che ci siano 400 camion che viaggiano dalla Basilicata alla Puglia, al Lazio, al Molise, non lo so dove li vogliono portare. Se devono utilizzare un'infrastruttura esistente, cioè l'oleodotto che già esiste, già parte dalla Basilicata e arriva a Taranto, lo si deve fare, e noi potremmo anche ipotizzare di dare il nostro benestare con delle garanzie. Uno, che non ci devono essere ulteriori aggravi produttivi ed emissivi a Taranto, però Taranto, a quanto mi dicono loro, nel loro progetto è previsto questo, deve essere soltanto il posto di stoccaggio, non di lavorazione di questo petrolio, prima cosa. Seconda cosa, poi alla fine io ho visto anche la Regione Puglia, che ha espresso parere negativo, lo ha fatto dal punto di vista politico, precisando che nulla aveva i tecnici della regione, quindi non la politica, nulla avevano da eccepire dal punto di vista tecnico, quindi anche questi due grandi serbatoi e questo allungamento del pontile, voglio dire, gli allungamenti di pontili in un porto vivo se ne fanno, non dico ogni mese, ma quasi, non è tanto quello il problema. Noi dobbiamo capire che cosa c'è adesso. Quando arriviamo a Taranto, ieri, martedì, spirava il vento da un determinato quadrante, e a Palazzo di Città arrivavano delle folate di vento con un odore inconfondibile, che è quello che viene dalla raffineria di Taranto, quindi non ci prendiamo in giro. Noi dobbiamo fare in modo che le famose best practice di cui l'ENI si vanta, che attua in tutta Italia e in tutto il mondo nei suoi impianti,
Perché sono bloccate al Ministero dal 2012? Dobbiamo sbloccare quelle e fare in modo che l'impatto d'origine sia assolutamente compatibile con i diritti dei cittadini di Taranto e di tutti quelli che vengono da fuori. Non può essere una compensazione il diritto per i cittadini questa, non respirare la puzza. Non è una compensazione, però. Questa è a parte. Poi, sulle compensazioni, stiamo lavorando e stiamo discutendo con una disponibilità che non è soltanto di ENI, che è diciamo, la nostra controparte in questo momento fisica, perché la presenza è di ENI, ma anche è una responsabilità anche degli altri della joint venture, quindi di Total, di Mitsui e di Shell, che sono venuti a Taranto e che hanno sentito dirsi un sonoro no. Cioè, se voi vi comportate bene e create un nuovo patto tra la città, tra la comunità e la grande presenza industriale, ragioniamo anche se di valutare la vostra presenza in maniera positiva. Questo non vuol dire che ci devono dare 1.000 lire nelle casse del comune, che sarebbe anche un disastro dal punto di vista del patto di stabilità. Significa valorizzare l'università, valorizzare le scuole, valorizzare le associazioni, valorizzare un tessuto che è importante. Io voglio soltanto aggiungere che Tempa Rossa non porta a Taranto un solo posto di lavoro nel momento in cui saranno ultimate queste opere. Quindi non c'è neanche una ricaduta positiva dal punto di vista occupazionale. Prima di andare in pubblicità, chiedo così a De Franchi, come si sta trovando a Taranto? Lei viene da Bari? È una città, allora diciamo che... Parlo proprio del rapporto con la cittadinanza. Devo dire la verità, è una città molto bella, è una città molto accogliente. Io ho trovato una città un po' disillusa, un po' fredda, nel senso che è ovvio che ti guardano l'amministratore pubblico, ma tutti, penso anche l'opposizione, con la diffidenza, però non una diffidenza malevola, ma una diffidenza di chi si attende delle risposte da troppo tempo. Però forse noi tarantini dovremmo essere più pragmatici. Io credo... C'è un proverbio un po' in latino maccheronico, bariensis morietur nisi mercatur, il barese, l'abitante di Bari morirebbe se non facesse economia, non facesse mercato. Noi tarantini forse dobbiamo un po' rimboccarci le maniche. Ma questo forse anche perché storicamente la grande presenza dell'industria di Stato ha un po' assopito anche l'indole volitiva dell'imprenditore, cioè da dire questa cosa qua. Questa è una cosa che, voglio dire, me lo confermavano anche quelli di Confindustria, non mi sto inventando nulla. Quindi diciamo che avere mamma Stato, che prima si chiamava Vital Sider, e poi nelle altre declinazioni che alla fine ti paga lo stipendio, non dico a fine mese, ma ti paga la commessa più o meno con una regolarità, ha fatto su, però ci sono delle bellissime energie, io ho visto e sto vedendo cose straordinarie, e su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché Irene ci aveva... Lo facciamo dopo la pubblicità, volentieri. Anche perché dopo la pubblicità, lo preannuncio, voglio parlare di beni demaniali, voglio parlare anche dell'isola di San Paolo, quest'isola delle Cheradi che andrebbe, penso, valorizzata, magari acquisita se ove mai fosse possibile dal comune di Taranto, voglio parlare di aeroporto, perché io penso che uno sviluppo del territorio non possa prescindere dall'aeroporto. Pubblicità. Bene, terza parte di Polifemo, siamo nella suggestiva location, B&B Albergo La Manna, via San Vito 10, San Vito, Taranto. Irene, La Manna, tante ricchezze del territorio, una litoranea meravigliosa, però decadente, lo dico anche agli amici e ai comuni della provincia, non esistono, o se ci sono, piste ciclabili raffazzonate, non ci sono marciapiedi, lasciamo perdere. Tante opportunità, penso alla capacità che bisognerebbe avere nello sfruttare le sdemanializzazioni, i beni demaniali che sono stati dismessi. Penso all'isola di San Paolo, penso innanzitutto, e pronuncio questa parola, questo termine, aeroporto. Aeroporto Arlotta di Grottaglie. Come dire? Vedere ma non toccare, perché noi dobbiamo avere sempre la vocazione industriale, destinazione cargo, i droni, mica dobbiamo fare i voli civili. Il presidente della regione ha detto che bisognerà battersi perché ci siano i voli civili, c'è stata un'apertura, però pare che Aeroporti di Puglia immediatamente abbia smentito questa apertura di Emiliano. Non so, vedremo, chi vivrà vedrà. Beh, che dirti, intanto è necessario una opera di buon marketing territoriale nella nostra organizzazione politico-amministrativa, perché è importante definire definire e riacquisire
un importante concetto, e cioè il Salento. Il Salento è Taranto, il Salento inizia da Taranto, non lo dice Elena Manna, lo dice la geografia, lo abbiamo studiato tutti sin dalle scuole elementari. E quindi una riacquisizione un po' della propria personalità territoriale sarebbe importante nella promozione del territorio stesso. Parlare dell'isola di San Paolo, l'isola di San Paolo è sempre stata col suo fortino napoleonico, non escluderei l'isola di San Pietro, che è già comunque aperta al pubblico, è base militare, mi permetta. L'isola di San Pietro che è in uno stato di decozione assurda. Abbiamo visto anche, al di là proprio della strutturalmente, abbiamo visto, ne parleremo anche con il vice sindaco, questo che è successo con le famose navette, ne è rimasta una. La sfiga si è messa in mezzo e anche quell'una rimasta era diventata per alcuni giorni inutilizzabile. Sì. Le due isole sono spettacolari e un arcipelago molto particolare nei nostri mari. Indubbiamente è stata negli anni sempre, soprattutto l'isola di San Paolo, è stata abbandonata lì, nonostante il comune già da 20 anni or sono avrebbe potuto acquisirla e farne un'opera turistica importante, ma chiaramente anche lì c'erano diversi fondi da investire e ovviamente l'amministrazione politica dei tempi passati non ha voluto investire, non ha creduto in quello che era il territorio turistico di Taranto. Probabilmente se le stesse isole li avessero avuti a Bari, dove giustamente sottolineavi vivono di imprenditorialità, ne avrebbero sicuramente fatto una risorsa. Ma oggettivamente dobbiamo riconoscere che i tarantini non hanno questa capacità. E in merito all'aeroporto, cosa dire, magari riuscissimo ad ottenere questa apertura con un pugno di ferro dell'attuale amministrazione. Ci saranno degli incentivi nei confronti delle compagnie low cost. Beh, sicuramente. Non so se Ryanair. Vabbè, Ryanair dopo le disgrazie che ha combinato. Nel caso, forse. Ma Ryanair sarebbe un'ennesima pubblicità negativa a Taranto. Lasciamola perdere perché non è proprio il caso. Però sicuramente sarebbe un'apertura notevole dal punto di vista dello sviluppo turistico. Che non è imprescindibile, non è che il turismo non si sviluppa se non c'è l'aeroporto, perché altrimenti tantissime città, cittadine o paesi che vivono di turismo in maniera unica, pur non avendo un aeroporto, insomma, possono smentirci su questo. Certo, se avessimo un Frecciarossa a Taranto sicuramente ci sarebbero, te l'ho servita su un piatto d'argento. Un assist. E sicuramente sarebbe migliore, però volevo fare volevo cogliere l'appunto di prima dell'avvocato Nevoli sugli autobus elettrici. Bene, Taranto potrebbe avere una grossissima risorsa in alcune grossissime aziende che ci sono sul territorio che trattano i rifiuti e che producono tanta di quell'energia che purtroppo non viene rimessa nel circuito territoriale, da poter illuminare la città gratuitamente, non solo, ma da poter far camminare tutti i circuiti, autobus e quant'altro, in maniera assolutamente elettrica. Sappiamo benissimo di quale azienda stiamo parlando, quindi sta all'amministrazione riuscire a fare un buon accordo con questa azienda. Nevoli, c'è l'onorevole De Lorenzis, leccese se non erro, il quale ha detto, dice sì, vabbè, l'aeroporto, però 4 aeroporti sono troppi e noi dobbiamo rimanere senza. De Lorenzis. Chiariamo questa posizione. Sì, perché... sì, assolutamente. Che poi la posizione di De Lorenzis è la posizione del Movimento 5 Stelle, nel senso che... Che dobbiamo fare con l'Arlotta? Con l'Arlotta. Allora, partiamo da un presupposto, che l'aeroporto Arlotta è una risorsa. È una risorsa che però va valorizzata, ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta questa risorsa, ma dobbiamo utilizzarla nella maniera migliore. Quello che dice De Lorenzis e che io condivido è che l'Arlotta non deve diventare un buco per gettarci all'interno denaro pubblico che va in questa maniera sperperato, ma va adeguatamente valorizzato. Vediamo il caso, come? Non dimentichiamo una cosa, l'Arlotta ha una pista per i voli internazionali che credo non abbia neanche Roma.
Allora, Roma forse sì, Bari no, Bari. Al momento. Comunque da Roma in giù credo che sia l'unica. Sì. Allora, perché non utilizzare l'aeroporto? Fermo restando che ci potrebbero essere anche voli magari con destinazioni più prossime. Se ci sono ovviamente dei vettori disposti a venire, ma perché non utilizzare l'aeroporto di Grottaglie per i voli internazionali? Tra qualche giorno ci sarà l'evento della Spartan Race. Chi organizza la Spartan Race vorrebbe effettuare nel corso dell'anno più eventi. La Spartan Race è una gara con quelle caratteristiche, magari intorno al logo, al brand di Sparta si vorrebbero realizzare anche altri eventi. Eventi, adesso non sto qui ad entrare nel merito, ma voglio evidenziare una cosa, che sono eventi comunque che consentirebbero a persone, a turisti provenienti dall'America, dall'Australia, di venire a Taranto. Allora, perché non utilizzare in questo senso l'aeroporto Arlotta? Visto che abbiamo una pista per i voli internazionali che altrove non c'è, visto che potremmo avere degli eventi a Taranto meritevoli di interesse da parte di queste persone, perché non utilizzare adeguatamente la pista per i voli internazionali? Il turismo religioso, per esempio. Il turismo religioso. Penso alla Settimana Santa, non vedo perché all'epoca si enfatizzassero tanto i riti della Settimana Santa di Siviglia, che sono pressoché analoghi a quelli italiani, a quelli tarantini, con Ryanair che pubblicizzava, si potrebbe fare Io ho visitato Siviglia e ho notato. Io aspetto di visitare, meglio di Valencia? Sono tutte belle. Sono tutte assolutamente belle. Io sono un grande estimatore della Spagna, per cui ho cercato in momenti diversi di Madrid forse è quella che mi piace meno, perché mi piacciono più le piccole realtà che sono maggiormente pregne e dense di significato culturale e religioso per quanto riguarda Siviglia. Che cosa ho notato a Siviglia? Che gli alberghi lì sono prenotati di anno in anno, non si trova una stanza come libera matrimonio durante la Settimana Santa, non ce n'è per nessuno. Quindi questo vuol dire che è un evento sostanzialmente che consente a tutti quanti gli operatori turistici di lavorare sempre. Ed ecco perché la pista anche per Taranto, la pista dell'Arlotta, le piste dell'Arlotta potrebbero essere utilizzate in questo senso. Avvocato De Franchi, intanto il discorso dell'aeroporto, penso che sia un volano, e poi tante risorse, abbiamo fatto menzione dell'isola di San Paolo, tante risorse che l'amministrazione comunale non ha la bacchetta magica, ma dovrebbe svolgere una funzione da input. Allora, ci sono delle risorse straordinarie che non hanno pari in nessun'altra città della Puglia. Taranto, lo dico da barese, ha risorse naturali, naturalistiche e risorse storico-architettoniche che non ha nessuna città della Puglia. Detto questo, deve superare quel concetto che Irene diceva, introduceva prima, di brand negativo, di brand, fatemi passare il termine, un po' sfigato, perché se noi mettiamo su Google la parola Taranto viene fuori Ilva, bambini, polveri, eccetera, eccetera. E Taranto non è questo, non è solo questo, per fortuna. È la città con la più importante colonia di cavallucci marini che ho visto l'altro giorno facendo un sopralluogo a Palù della Vela, al 65° deposito dell'aeronautica militare. È una città con una comunità stanziale di delfini dove non è raro vedere i capodogli, dove ci sono dei ragazzi meravigliosi che sono inventati il giro che quotidianamente anche d'inverno accompagna decine e decine di persone a guardare questa meraviglia della natura. L'altra mattina, facendo un sopralluogo a Palù della Vela, ho contato 42 fenicotteri e ho visto tre specie diverse, perché me l'hanno spiegato gli amici del WWF, di aironi, che soltanto a Quark li vediamo tutti e tre insieme. C'era una falesia, una parete rocciosa di 80.000 anni fa in una zona militare, quindi non antropizzata perché è stata custodita dai militari per tutti questi anni, che è oggetto di studio in questo momento mentre noi parliamo dell'Università di Tokyo. Ci sono delle cose meravigliose che vanno valorizzate con un turismo che può partire dal business, così come è avvenuto a Bari, che lo dico da barese, ha molto meno da vedere di Taranto, ma poi diventa turismo del weekend, turismo degli leisure, sociale, di tutti. Questo avviene e avverrà, ma perché il mercato è più bravo e più veloce anche degli amministratori più smart. Aeroporto, dobbiamo capirci che su un concetto. Quanto dista Brindisi da Taranto? 45 minuti. Io che ho il piedino un po' allegro ce ne metto qualcosina in meno. L'aeroporto di Fiumicino dal centro di Roma col traffico dista 50-55 minuti. Quindi avere
un gemello dell'aeroporto di Brindisi a Taranto, a Grottaglie, che tra l'altro è sulla stessa direttrice, e non ha senso alcuno. Quindi ipotizzare di portare Ryanair, che già sta a Taranto, fa 1,2 milioni di presenza di passeggeri ogni anno, e dimezzarne magari la capacità, è una sciocchezza, anche perché non troviamo il vettore Ryanair disponibile a questo ragionamento. Innanzitutto dobbiamo capirci su due cose: la vocazione anche commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, che non hanno gli altri aeroporti, ma soprattutto un nuovo utilizzo turistico con vettori differenti. Non dico nulla di nuovo e non svelo alcun segreto quando dico che poco prima della pausa estiva, dico la pausa estiva degli altri, a Taranto sono venuti due vettori molto importanti, tra cui uno ricevuto anche dal sindaco Melucci, che vogliono ipotizzare di impegnarsi per portare dei voli, indipendentemente dai finanziamenti delle sovvenzioni pubbliche, all'aeroporto di Grottaglie. Quindi diciamo che l'attenzione al circuito turistico ionico, che guarda a Taranto perché è un punto focale e centralissimo tra Matera, tra il Barese, la Valle d'Itria e una parte del Salento che è più distante dalla costa adriatica, è vivissimo, e quindi anche l'aeroporto di Grottaglie potrà essere utilizzato con finalità turistiche, assolutamente. Allora, vedete l'eleganza, la sobrietà e la qualità del servizio del B&B Albergo La Manna. Vedete questi splendidi, questa pasticceria secca rispetto a quella fresca di Irene La Manna, cioè che ci ha offerto Irene La Manna. Abbiamo anche degustato del caffè, insomma, sobrietà ed eleganza. Pubblicità per la quarta parte e poi il rush finale. Bene, quarta e ultima parte, rush finale di Polifemo. Beh, non potevamo non parlare di vivibilità urbana. Sono 3 mesi più o meno che si è insediata questa amministrazione, ovviamente non possiamo ancora esprimere un giudizio, io sinceramente lo farò dopo almeno 6 mesi. Alcuni tentativi, alcune iniziative in termini di abusivismo, di lotta all'abusivismo, però ancora c'è tanto da fare. Diciamo che, ripeto, sono 3 mesi e non me la sento di esprimere giudizi, però ancora il quadro è similare al passato. Vedremo cosa succederà. Irene La Manna. Beh sì, anch'io poco tempo fa... Ieri c'è stato un acquazzone, per carità, non erano le piogge monsoniche, e chiaramente non ha colpa l'amministrazione comunale se ci sono dei deficit pregressi. Magari potrebbe rispondere l'Onoce, visto che era assessore ai lavori pubblici. Però questa città va rivoltata come un calzino, lo dico anche al vice sindaco, perché con un po' di pioggia, alla fine, vedere le macchine che sembravano diventate navi mi sembra un po' eccessivo. Come mi sono già espressa in altre occasioni, non me la sento di additare questa nuova amministrazione perché non ha avuto ancora il tempo di crescere, di iniziare. Indubbiamente i deficit che ci sono sul territorio, onestamente, come quello dell'allagamento di ieri, e che si ripete ormai da un paio d'anni, a mio avviso è qualcosa che deve essere rivisitato dal punto tecnico, perché è vero che la quantità di piogge è aumentata, ma è sempre accaduto che a Taranto piovesse per giorni e giorni continuativamente. Solo che prima non accadeva quello che accade oggi dietro il muraglione. Accade da sempre in Cavalcavia, Biancona. Biancona io penso Italia. Che sia proprio un altro problema, perché lì è sempre successo da quando è stato fatto quel cavalcavia, quindi probabilmente bisogna andare a riprendere quello che è stato il progetto di quel cavalcavia e andare a scoprire, perché c'è, quindi andare a scoprire dove è stato fatto l'errore rimediato. Sarebbe che poi ha causato quella problematica che vediamo praticamente tutte le volte che piove. Invece è da scoprire perché oggi la città si allaga in quel termine e prima non accadeva. Cioè, io, da che ne ho memoria, dietro il muraglione di Via Cugini, sta diventando un fatto costante. Non accadeva assolutamente quello che sta accadendo da un paio d'anni. Quindi probabilmente c'è qualcosa che non sta funzionando al di là della pulizia delle caditoie, ma
probabilmente c'è qualcos'altro che non sta andando bene. Nevoli, dicevo, però scusami, prego. Un appunto. Io mi auguro che presto venga concluso il nuovo consiglio sia dell'AMAT che dell'ANU. E infatti quella è la domanda che volevo perché, porre. Perché diciamo che su questo ci stiamo arenando un po' e i disagi si cominciano un po' a sentire. Nevoli è la vivibilità urbana. Sì, però, non dobbiamo essere cattivi perché alla fine uno dice 3 mesi solo. No, assolutamente. Però, allora voglio essere chiaro. Innanzitutto forse occorrerebbe, mi permetto di dire, fare un'azione di programmazione. Ah, ecco, questo quello è stato il problema della vecchia amministrazione che non ha mai programmato nulla. Però la programmazione, abbiamo vissuto 10 anni. Però adesso c'è un'altra amministrazione, quindi probabilmente non aveva il calendario. Per quanto riguarda la nomina dei CDA di AMAT e AMIU, dobbiamo necessariamente aspettare il congresso del PD. Quindi non ci aspettiamo nomine prima, perché quello ridisegnerà tutti quanti gli equilibri. Al di là delle battute e dei motti di spirito, l'attuale amministrazione come si sta comportando? Sostanzialmente questo il contenuto della domanda. Io l'ho detto anche pubblicamente all'ultimo consiglio comunale, abbiamo presentato un'interrogazione, ha risposto in consiglio l'assessore Scarcia, era l'interrogazione sulla ferrovia del Circummarpiccolo, e ci ha risposto positivamente, nel senso che ci ha risposto dicendo che prenderà in carico la nostra proposta. È accaduto in quella circostanza, così come è accaduto in altre circostanze. Credo che c'è anche qualche mozione nei confronti della quale il vice sindaco De Franchi si è espresso favorevolmente. Tutte quante le mozioni che ad oggi abbiamo presentato sono state tutte quante prese in considerazione, anzi meglio, prese in carico dall'amministrazione. Dopo la risposta positiva dell'assessore Scarcia, il presidente del consiglio comunale mi invitava ad intervenire nuovamente per esprimere gradimento, ovvero dissenso, rispetto a quanto l'assessore aveva detto. Io ho detto no, io aspetto perché l'amministrazione deve avere il tempo per poter agire. Quando comunque mi sarà data una scadenza, e Scarcia in quella circostanza dette una scadenza seppur minima, e in quella scadenza non avrò visto quello che io attendo, allora in quel momento sì, io interverrò ed esprimerò il mio punto di vista. Scarcia, per esempio, per quanto riguarda quel punto specifico, ha detto che a 30 giorni ci sarebbe stato un incontro pubblico nel quale lui avrebbe illustrato le prime fasi di attivazione del DPP, che è propedeutico al PUG, e quindi sostanzialmente, e correggimi se sbaglio, ha detto che di lì capirete qual è la nostra visione di città. Quindi io aspetto l'assessore Scarcia, aspetto l'assessore De Franchi, aspetto tutti gli altri componenti della giunta. Nel momento in cui potrò verificare quello che hanno fatto, meglio come si stanno comportando, perché c'è una scadenza precisa, allora sì, esprimerò le mie valutazioni. Vice sindaco De Franchi, dicevamo la programmazione e la vivibilità urbana ha visto la città in che stato è ridotto. Il cittadino dice: io pago le tasse, però poi voglio dei servizi, voglio il minimum, non mi date la sicurezza ambientale, non mi date la sicurezza occupazionale, ma la signora Maria che scende da casa vuole il marciapiede sano, perché sennò si rompe un femore, non può arrivare l'acqua al ginocchio come è avvenuto ieri, e poi deve stare 10 ore al pronto soccorso. Quello che è successo ieri, e poi parliamo anche dei CDA, i criteri, sì, di nomina. Quello che è successo ieri è una cosa per me vergognosa, per la quale, anche se non abbiamo responsabilità diretta, mi sento di dover chiedere scusa ai cittadini di Taranto, perché è chiaro che era un evento un po', diciamo, imprevisto e sui generis, però una città di 200.000 abitanti non può paralizzarsi in alcune strade, tra l'altro sempre quelle, per una pioggia che è una pioggia autunnale normale, non è un evento monsonico, giustamente, come diceva lei. Quindi, che cosa è mancato in questi anni? È mancata una programmazione, quindi noi stiamo cercando in questi giorni, tra l'altro l'assessore Di Paolo è uno molto metodico, ha una mentalità molto aziendale, quindi aveva già convocato nei giorni precedenti, poi purtroppo l'evento piovoso è avvenuto prima della fine di questi lavori, l'assessorato ai lavori pubblici e l'AMIU per cadenzare degli interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini, banalmente, dagli aghi di pino e dalle foglie. Perché poi quando siamo l'ordinaria manutenzione, che questo non è avvenuto. A questo si aggiunga, mi sia consentito, un po' di disordine urbanistico, perché sono state costruite palazzi in pendenze non rispettando il naturale fluire delle acque piovane, quindi in alcune zone c'è un rischio di allagamento, soprattutto alla Salinella. Abbiamo fatto anche un sopralluogo ieri con i tecnici dell'AMIO e con quelli dell'assessorato ai lavori pubblici, quindi ci siamo trovati in una situazione di questo tipo. Però io credo che
serva veramente poco, un po' di attenzione, un po' di programmazione per, affinché questi fenomeni non si verifichino più. CDA dell'AMI e dell'AMA. La legge prevede che i vertici delle società partecipate dal comune, dagli enti pubblici, siano nominati con atto sindacale che non deve essere neanche motivato dal sindaco di Taranto. Il sindaco ha inteso, sulla scorta di quello che è avvenuto anche in altre città, Roma, Milano, Bari, eccetera, fare un avviso pubblico che è stato pubblicato qualche giorno fa, che ha una scadenza di 20 giorni, 30 giorni, non lo so, e si acquisiranno alcuni curriculum per come conosco il sindaco, gli incarichi di vertice verranno dati in base ad una rigorosa valutazione di curriculum. Io non credo che avremo un presidente di AMI o un presidente di AMAT politicizzato, segnalato da questo. Né consiglieri. Scusa, scasciamacchia. Qualche debito politico. O qualche consigliere. Io credo che verrà innanzitutto guardata la competenza, la parità di genere, quindi io non credo che... Un'ultima cosa. Qualche consigliere di maggioranza che è rimasto un po' deluso dalle scelte del sindaco potrebbe eventualmente trovare ospitalità. Sono cose che di solito avvengono sempre. Io credo che la cifra e diciamo, l'indirizzo che vuole dare Melucci sia un po' diverso, sinceramente. Lo vedremo a breve. Ma è vero che a Taranto comanda Emiliano? Non è assolutamente vero. Comanda De Franchi. No, comando io assolutamente. Io sto facendo un servizio civile, vi prego di credermi, perché non è semplice né familiarmente né professionalmente gestire l'impegno amministrativo in una città che non è la propria. Il presidente Emiliano lo devo dire proprio perché tra l'altro è la verità, non aveva neanche gradito la mia nomina a vice sindaco e assessore all'ambiente. No, questo ve lo devo dire, si è anche un po' adirato in una telefonata quando questo avvenne. È stata una scelta diretta del sindaco Melucci, che mi aveva chiesto un impegno in amministrazione, in una figura, in una funzione che io non potevo assolvere perché la ritenevo incompatibile con la mia attività professionale, e che ha inteso declinare diversamente in quella, ecco, in quella generale, politica. Allora. Esatto, sì. Un'ultima chiosa per quanto riguarda la questione sanitaria. Taranto vive il flagello appunto dell'inquinamento, perciò in ambito sanitario dovrebbe essere data una priorità. Noi assistiamo a liste d'attesa, non è competenza del comune, ci mancherebbe, però dico, in un'ottica di collaborazione con l'ente regione, bisognerebbe far capire al presidente Emiliano che aver chiuso dei pronto soccorso, 3 o 4 pronto soccorso, se rientra la cosa in una ottica ragionieristica, però poi si crea un evidente disservizio al cittadino, perché se io mi rompo una gamba, io aspetto 7-8 ore al pronto soccorso della Santissima Annunziata. Io non voglio entrare in questa polemica perché è una polemica. No, dico far presente la situazione alla regione. Ce l'ha molto presente, tenga presente che non soltanto alcune rimodulazioni di pronto soccorso hanno riguardato la provincia di Taranto, ma tutte le province pugliesi, e sono stati di fatto chiusi i pronto soccorso negli ospedali che non avevano rianimazione. Quindi quando ti arriva un infarto e vieni ricoverato in un posto che non ti può poi proseguire le cure, diventa una bomba, perché diventa una trappola. Tu da là dentro esci, vieni fuori purtroppo deceduto, perché se non c'è la rianimazione non si può avere un pronto soccorso. È meglio avere meno pronti soccorso nel territorio, averne meno ma di qualità maggiore. Tenga presente un'altra cosa che per onore di cronaca va detta: in Puglia maggiori attese ai pronto soccorso avvengono durante il weekend, non perché ci sia un picco di incidenti, un picco di malattie, un picco di infarti o di ictus, ma perché tipicamente il medico di base il fine settimana non lavora, quindi anche per il raffreddore o per la cosa che può essere trascurabile si corre al pronto soccorso. È anche una questione di cultura medica. Bene, e allora siamo al momento dei saluti. Ringraziamo la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, ringraziamo l'avvocato Francesco Nevoli, consigliere co-capogruppo del Movimento 5 Stelle in seno al Consiglio Comunale di Taranto, ringraziamo l'avvocato Rocco De Franchi. Grazie a voi. Vice sindaco di Taranto, nonché assessore all'ambiente. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e su Sky viva l'Italia Channel, canale 879. È tutto, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.